Ciao Pulcini, oggi mi trucco con voi e vediamo un po' cosa esce. Voglio provare, ho comprato un po' di tempo fa una palette da un sito cinese, anzi due, e volevo provarle, vediamo se vanno bene, se fanno allergia oppure no. Questa è la prima. C'è un sacco di colori. Non piace. Molto bene. Un bel specchietto. E vediamo l'altra. Questa qui. Carina. Neanche questa puzza. Vediamo un po' cosa possiamo fare oggi. Intanto ci passiamo la palla. Allora io metto la BB cream, questa qui in primis, che l'ho comprata da Eurospin, costa 3,70 euro e non è per niente male. La mettiamo con le mani. Oggi mi devo fare anche le unghie, perché queste qua sono inguardabili. E domani andiamo un paio di giorni a Mirabilandia. Allora, Mirabilandia, un pallino del mio ragazzo. Sono 7 anni che stiamo insieme e a Mirabilandia siamo andati 5-6 volte. Io non ce la faccio più. Però beh, per stare insieme andiamo con dei amici. Solo che io alle giostre non mi diverto, perché ho paura. La mia paura è quella di cadere e morire. E quindi non mi diverto mai. Qualche anno fa sono salita sull'high speed, ho fatto la pazzia, nessuno mi credeva capace. Invece ho detto vabbè, proviamo. Cioè, una che se fa le tazzine già gira la testa che sale sull'high speed, e non è da tutto, cioè. Ed è stato terribile. Sono stata malissimo, quindi mai più. E siccome io ho la vitiligine, voglio coprire un po' le macchie bianche che ho qui sopra e uso il correttore della Essence Stay Natural, questo, che si vede, e lo applico qui sopra. Che io sono tutta a chiazze qui. Anche le occhiaie sono bianche. Poi qui sono proprio fantastico, perché è chiaro, quindi non mi pulisce le macchie troppo. Mi si avvicina più possibile al mio incarnato. E niente, vi dicevo, il pallino del mio ragazzo è sta Mirabilandia. Ormai siamo di casa lì, però c'è sempre paura, non riesco a superare queste paure, cioè non le voglio superare, non me ne frega niente sinceramente. Lui ci vuole andare, io pur di andare da qualche parte vado a Mirabilandia. Spero che lui apprezzerà questo mio sforzo di andare l'ennesima volta a Mirabilandia. 2 anni fa siamo andati anche a Gardaland, capirai, mi sono fatta manco una giostra perché là sono tutte pericolose, brutte.
Lo so, mia figlia mi dice che sono noiosa e che non mi piace, non ci riesco a niente. È proprio terribile. Poi il bello è che nemmeno mio ragazzo va su tipo Catun, quelle cose stra pericolose, però a lui piace l'ambiente, mi piace molto l'ambiente. Ah, l'unica cosa bella che ho fatto lì, mettiamo un po' di primer, o questo del che stava dentro la Naked, quindi è un primer della Naked Decay. Vi dicevo, quando siamo stati qualche anno fa, non ricordo quando, siamo andati qualche anno fa a vedere lo spettacolo, lì c'è lo spettacolo delle macchine della polizia. All'epoca era la polizia, mi sembra, e loro sceglievano dal pubblico due persone per interpretare un ruolo. Una sembra che era la moglie e l'altra l'amante. Allora, siccome io stavo tutta, cioè, non è che stavo lì a guardare perché poi era lontano, stavo col cellulare in mano. Andando a cercare, loro fanno tu, tutti che si girano verso di me. E io tutta spaesata, dico, ma io? Sì, tu vieni qua. Allora vado lì, me l'ho preso in giro perché avevo una tuta verde con la scritta sport sul sedere, però io essendo un po' più in carne, quello mi ha preso in giro, vedi lo sport fa bel sedere. E niente, vabbè, è stato divertente perché ho fatto l'amante. Che scappava col marito di quella signora e mi buttavano in macchina e cominciavano a fare le corse, i rally. Spettacolo. Lì è stato fantastico. Quella la chiamo io adrenalina, non andare su USB. È stato veramente bello, bello, bello. Quello mi è piaciuto tanto. Allora, mettiamo un po' di cibria bella oggi, sempre chiara che dà un po' di ombra, un po' di forma al mio viso e la metto qui basso. E niente, lì ci siamo divertiti tantissimo perché abbiamo questo ricordo di me la macchina della polizia, che è stato troppo divertente. Il mio ragazzo era più felice di me che io ci sono andata. Poi tra l'altro lui conosce a Riccione tutti i posticini, i ristoranti, vi farò un vlog quando andrò lì perché mi sembra Cervia, Milano Marittima, non ricordo, c'è un locale, mi sembra brasiliano, in cui fanno l'aperitivo, però è un apericena, meraviglioso, costa poco, tipo 5 euro, però mangio un sacco. Niente. Adesso usiamo un po' di terra, uso questa di Master Sculpt della Maybelline, e così ha doppio colore, e proverò a metterla sul zigomi, anche se ho un buon zigomi, se dimagrissi un altro po' sarei ancora più zigomata. Mi piacciono i miei zigomi. Un po' di contouring a sto visotto. Quindi anche quest'anno mi tocca Mirabilandia. Allora, volevo fare un colore tipo, vediamo un po', tipo bronzo, oro. Proverò a usare questi tre.
questo che è un arancione, un giallo e un oro. Vediamo un po'. Proviamo con il giallo, che è sempre un po' dorato. Voglio metterlo qui. Un po' di luce, proviamo un po'. Adesso proviamo col arancione. Chissà se sta bene l'arancione con gli occhi azzurri. Così. Sto sperimentando questi colori che uno non mette mai. E adesso proviamo col colore oro, che è oro ma è un po' più scuro, vediamo di metterlo così. Mi sono comprata le ciglia finte, voglio provarle a mettere perché le ho comprate 3 volte e non riesco mai a metterle, non so perché, mi sono proprio imbranata, però mi piacciono tanto e le voglio mettere anche io, vediamo un po' come sto. Allora, volevo raccontarvi un episodio. Tipo, era un San Valentino che io e il mio ragazzo stavamo insieme da circa 3 anni. E niente, ci incontriamo perché dovevamo andare a cena e lui si presenta questo mega pacco. E io dico, wow, che è successo con questo? E lo apro, era un cuscino a forma di cuore, bellissimo. Lo giro e rimango sbalordita, proprio così. E lui, mo, ti piace? E io, sì, è bellissimo. Però si vedeva dalla faccia mia che c'era qualcosa che non andava. Allora lui faceva insistere, oh, ma che c'è? Non ti piace? Io sì. E lui insisteva, dai, se non ti piace lo riporto indietro, lo cambiamo. Io, senti un po'. Ma giro il cuscino e c'era scritto, tu, ti voglio tanto bene. Dico, dopo 3 anni, tu ancora mi vuoi bene. Allora lui sbianca, amò, no, scusa. Scusa, non è colpa mia, è che io ho scelto al negozio quello che c'era scritto ti amo, solo che la commessa è andata nel negozio e ha preso un altro e me l'ha impacchettato senza farmelo più vedere, quindi io ero convinto che era quello. E mettiamo uno più chiaro, più profondità. Qui. E niente. Mettiamo l'eyeliner 24 ore di Deborah. Proviamo a fare una bella riga senza urlare. Sembra che ci siamo riusciti, vediamo se dall'altra parte ci riusciamo. Sono dovuta andare a fare l'eyeliner allo specchio più grande, che c'ho la mia età e sono un po' ciecata. E adesso mettiamo un po' di blush. Ho comprato questa di B Chic, fantastica, è troppo carina. È carinissima. Un po' così. Carini, carini. Più tardi devo fare pure una partita alla PlayStation con mio figlio. Dobbiamo giocare a Dragon Ball Xenoverse per la 3. E allora, ho comprato sempre a questo negozio queste ciglia. Si chiama Sybel di Professional Quality. Costavano 3,90
hanno un'offerta. E vediamo un po' se ci riesco. Alle brutte taglio questo pezzo. Allora, più piccola, aspetta, quindi è così, più piccola qua, sì. Provo, vado. Allora, metteremo Rimmel, questo dell'Essence. Poi il rossetto, è un rossetto della Deborah, sì, c'è un gloss labbra, è arancione. Ecco qua, il trucco è finito, spero che vi ho fatto compagnia, grazie a tutti i miei iscritti, perché il canale sta crescendo, io mi sto divertendo e spero che anche voi vi state divertendo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, pulcini!